questa splendida relazione da Winkelmann a Canova e a Foscolo, e lascio a voi la parola per, se volete, comandare, interrogare, interrompere o diciamo svolgere le vostre osservazioni su queste prime tre relazioni di questo pomeriggio. No? Io andrei avanti. Allora andiamo avanti. La relazione successiva è quella di Giovanni Cipriani, che insegna storia moderna nella nostra università ed è uno studioso di storia della cultura dell'età moderna. Si è occupato di vari aspetti, appunto, di storia della cultura, ma anche di storia della medicina, di storia e in particolare si è occupato, uno dei suoi libri di diversi anni fa, del mito etrusco nel Rinascimento fiorentino, che è un qualcosa, appunto, così, che si ricollega anche al discorso di questa che noi svolgiamo, appunto, con Winkelmann, Firenze e gli Etruschi. In particolare Cipriani si occupa di storia moderna, quindi di storia dell'Ottocento, del Settecento, dell'Ottocento, e quindi è la persona appunto più adatta per parlare della cultura classica nella Firenze della Restaurazione, quindi il periodo successivo a quello che finora è stato illustrato dalle relazioni che abbiamo ascoltato adesso. Prego. Grazie. Nel settembre 1814 il ritorno sul trono toscano del Granduca Ferdinando III coincise con una particolare fioritura di composizioni poetiche e di ricerche storiche incentrate sulla classicità. Il primo a fornirne una preziosa testimonianza è il conte Angelo Pannocchieschi Denci, che, traendo spunto dal De Reditu di Rutilio Amaziano, compose un De Reditu in onore di Ferdinando III. A brevissima distanza, nel 1815, intervenne Paolo Bagnoli a celebrare il ritorno della Venere Medicea a Firenze. Non poteva mancare un contributo di più ampio respiro. La caduta dell'impero napoleonico evocava la decadenza ed il crollo dell'impero romano, e proprio a Firenze vide la luce nel 1817 la storia della decadenza dei costumi, delle scienze e della lingua dei romani nei primi secoli dopo la nascita di Gesù Cristo, dell'erudito tedesco Christoph Meiners. L'opera, tradotta da Antonio Ranieri, veniva presentata come introduzione a quella del signor Gibbon ed ebbe larga fortuna. Nel 1818 Angelo Pannocchieschi Denci, con generosa munificenza, donò poi alla Biblioteca Medicea Laurenziana la sua superba raccolta di prime edizioni di classici greci e latini, e fu successivamente realizzata una raffinata sala per ospitarla. Nello stesso 1818 apparve a Livorno una nuova edizione del testo più celebre di Alessandro Verri, Le notti romane al sepolcro degli Scipioni, dove si immaginava di entrare in contatto con le ombre dei più noti personaggi dell'antica Roma. Sempre nel 1818 vide poi la luce il vulgarizzamento dell'opera di Tacito di Lodovico Valeriano, celebre alchimista.
Il mondo antico non forniva però solo spunti di riflessione di carattere letterario, storico o politico, ma anche modelli artistici consacrati dal neoclassicismo. Il collegamento con l'arte rinascimentale non era meno sentito e nel 1819 vide la luce a Firenze il superbo volume Monumenti sepolcrali della Toscana, disegnati da Vincenzo Corsini e incisi da Giovan Pietro Lasinio sotto la direzione di Pietro Benvenuti e Luigi De Cambrini. Fra gli scultori trionfava Antonio Canova e il sepolcro di Alfieri in Santa Croce emergeva su tutti gli altri. Gli studi storici vedevano un interprete di straordinario spessore, Lorenzo Pignotti, medico e docente di fisica all'Università di Pisa. A lui si deve la stesura di un'approfondita storia della Toscana che abbraccia un ampio arco cronologico, dagli Etruschi a Cosimo I dei Medici, e che fu pubblicata a Pisa fra il 1813 e il 1814. Pignotti era affascinato dal mondo etrusco. La lettura del De Etruria Regali di Thomas Tempster, quella dei contributi di Filippo Bonarroti, di Scipione Maffei, di Anton Francesco Cori e di Joachim Winckelmann, oltre a dotte conversazioni con Luigi Lanzi, gli avevano fornito tutti i dati necessari e decise di iniziare la sua narrazione proprio dallo splendore della civiltà etrusca. Pignotti non esitava a polemizzare proprio con Winckelmann, che i greci nelle antiche migrazioni in Etruria gli abbiano portato le belle arti, come ha creduto Winckelmann, è non solo incerto, ma probabilmente falso. Pignotti celebrava infatti senza riserve il carattere autoctono dell'arte etrusca e vedeva sempre con sospetto le affermazioni dell'erudito tedesco, giudicato poco amico dell'antica e della moderna Etruria. Pignotti criticava decisamente anche l'attribuzione ai popoli della Magna Grecia, da parte di Winckelmann, della gran parte dei prodotti fittivi presenti in Etruria. Anch'essi, per lui, avevano caratteri essenzialmente originali. Di grande significato fu poi la ristampa di uno dei più celebri contributi storico-artistici del momento, la storia della scultura del conte Leopoldo Cicognara. L'opera era apparsa la prima volta a Venezia nel 1813, nel solo primo volume. Gli altri avevano visto la luce nel 1816 e nel 1818. E Cicognara voleva procedere a una ristampa riveduta e ampliata dell'importante contributo. In Toscana si respirava un clima di particolare tolleranza. Il passato napoleonico non suscitava alcuna reazione e oltre a Firenze, Prato stava emergendo come centro tipografico grazie ai fratelli Giachetti, accanto ai quali operavano l'avvocato Gioacchino Benini, amico di Biesse, di San
Salvagnoli e il canonico Ferdinando Baldanzi, prelato molto brillante, profondamente interessato alla rinascita culturale di Prato, anche sotto il profilo artistico. Prato aveva poi uno degli scultori neoclassici più apprezzati, Lorenzo Bartolini, e l'opera di Cicognara vide la luce proprio a Prato fra il 1823 e il 1825. Gli editori vollero porre in connessione l'opera di Winckelmann proprio con il contributo di Cicognara e nel frontespizio si poteva leggere Storia della scultura, dal suo risorgimento in Italia fino al secolo di Canova, del conte Leopoldo Cicognara, per servire di continuazione all'opera di Winckelmann. Fra gli studiosi del momento stava sempre più emergendo Luigi Lanzi, la cui Storia pittorica d'Italia aveva avuto un grande successo. Lanzi era anche un dotto etruscologo e proprio nel 1824 vide la luce a Firenze la seconda edizione del suo saggio di lingua etrusca, pubblicato la prima volta a Roma nel 1789. Visto il successo della Storia della Toscana di Vignotti, il mondo etrusco costituiva un eccezionale richiamo e Lanzi offrì interessanti interpretazioni della lingua degli antichi toscani, affrontando anche tutte le lingue preromane. Il 1824 fu però un anno di lutto per la Toscana, per la morte del Granduca Ferdinando III a causa della malaria. Suo successore fu il figlio Leopoldo II, che proseguì l'itinerario culturale ormai delineato. In quello stesso 1824, a Prato, grazie alla vivace attività dei fratelli Giachetti, vide la luce anche la vita di Antonio Canova di Melchior Missirini. Missirini celebrò l'uomo che aveva incarnato la perfezione del classicismo, divenendo un mito europeo. In quel periodo era poi attivo a Fiesole Francesco Indirani, appassionato cultore di studi archeologici. Fra il 1821 e il 1826 aveva dato alla luce 7 volumi dal titolo Monumenti etruschi o di etrusco nome, e nel 1825 aveva iniziato la pubblicazione di una raccolta iconografica destinata a suscitare il massimo interesse, Pitture di vasi etruschi per servire di studio alla mitologia e alla storia degli antichi popoli, che proseguì fino al 1833 con l'eccezionale corredo di 400 tavole incise. Archeologia e classicità erano ormai al centro della vita culturale toscana, ed a Prato i fratelli Giachetti, su suggerimento del canonico Baldanzi e con l'intervento dell'avvocato Benigni, decisero la pubblicazione in lingua italiana dell'importante contributo di Seru d'Agincourt, Histoire de l'art par les Romains.
Stefano di Cossi si assunse l'onere della traduzione ed il primo volume apparve nel 1826. Sempre nel 1826, questa volta a Firenze, fu ristampato il celebre testo di Carlo De Mina, Rivoluzioni d'Italia. L'edizione ben si inseriva nel clima culturale di quegli anni. De Mina iniziava infatti la sua trattazione con un capitolo intitolato Grandezza e decadenza degli antichi toscani, dedicando la massima attenzione alle arti che erano appresso gli Itali antichi. Il fascino esercitato dalla classicità diviene dominante in questi anni, tanto che troviamo nel 1828 a Firenze la pubblicazione integrale in lingua italiana della celebre storia antica e romana di Charles Rollin, con le aggiunte del devoto allievo Crevier. L'impresa fu portata a compimento nel 1832, dove erano stati stampati 49 volumi. Il 1830 fu un anno eccezionale. A Prato i fratelli Giachetti, dopo la pubblicazione del contributo di Seruda Gincuro, seguendo i suggerimenti del conte Cicognara, del canonico Baldanzi, dell'avvocato Benini, erano giunti alla decisione di pubblicare in lingua italiana la Geschichte der Kunst des Altertums di Winckelmann. L'opera aveva però avuto già due edizioni, la prima a Milano nel 1779 e la seconda a Roma nel 1783, ed occorreva qualcosa di nuovo. I Giachetti decisero dunque di pubblicare tutte le opere dello studioso tedesco con un atlante iconografico. L'edizione delle opere di Winckelmann si protrasse fino al 1834. Vennero stampati 12 volumi e un atlante con 420 immagini raccolte in 200 tavole. I fratelli Giachetti in 5 anni